vediamo la gente molto molto stanca e anche noi cominciamo un po' a essere stanchi di questa situazione. Speriamo solo che tutto serva per migliorare il momento. Questi periodi qua sotto Pasqua la gente si muove, fanno regali, ad esempio guardavo lì il banco che vende uova di Pasqua, chi è che prende un uovo? Se non si può andare da nipotini. Il mercato di Piazzale Burchiellati è ormai la cartina di tornasole dell'emergenza, scarno essenziale quando tutto fuori da queste transenne si colora di rosso. Rosso come i bilanci degli ambulanti dopo un anno di pandemia. Gli affari sono andati abbastanza giù adesso, sono i primi giorni di zona rossa, però sono andati abbastanza giù purtroppo. 30%. E poi il problema è che abbiamo prodotti che se non li vendi li devi buttare. Tra i banchi di alimentari e fiori che rimangono, clienti per lo più disorientati. Sicuramente è una stanchezza enorme, cioè non ne possiamo più di essere reclusi in casa. Anche se c'è indubbiamente la preoccupazione, la paura e la comprensione che obiettivamente bisogna prendere delle misure di sicurezza, però psicologicamente è pesantissimo. Impressionante. Non ce l'aspettavamo dopo un anno più di questa storia. A monitorare gli ingressi una presenza ormai fissa, quella di volontari di supporto alle forze dell'ordine che parlano di norme generalmente rispettate, ma non mancano le eccezioni. Qualche negazionista di turno c'è sempre, però con gentilezza e cordialità facciamo capire un attimo il dovuto rispetto che si deve avere per tutti, insomma.